Salve a tutti, cari amici al vostro Supercorris. Eccoci qua, oggi ho rimesso la magliettuccia, quella proprio da ammiraglia, perché vi voglio parlare della novità del video di oggi, che ci sarà su tutti i prossimi video di Formula 1, salvo problemi tecnici. Ovvero, finalmente abbiamo impostato la telemetria, avevo promesso già parecchio tempo fa, per il nostro Ori Apex RVA. Allora, questo chiaramente non è un volante che ha uno slot per inserire un telefono, un monitor per poter vedere quindi le cose, i parametri durante il gioco, però è facilissimo poterla aggiungere. Guardate cosa vi serve, ragazzi. Ecco qui, questo portatelefono snodabile che si può mettere praticamente ovunque. Basta agganciarlo qua, ragazzi. Mettete sopra in modo che non vi dà fastidio. Eccolo qui. Lo agganciate tutto bene in modo che potete entrare con le dita dietro con i pulsanti. Dovete avere solo uno smartphone. Scaricate questo programma che si chiama Sim Dashboard con tutte le varie applicazioni sopra. Poi chiaramente se volete sapere più notizie vi do il link, ma neanche il link in descrizione, chiedetemelo e ve lo do in privato. Questo è già lo schermo Formula 1, come potete vedere. Già la base di Formula 1 2020, ma ci sono tutte le opzioni anche per giocare con Assetto Corsa, Dirt. Comunque ragazzi, agganciate il telefonino qua. Fate partire lo schermo col programma. Ecco qui. Guardate, ragazzi. Spendendo una cazzata avete volante e telemetria. Più facile di questo, poi chiaramente la dovete collegare wifi con la PlayStation. Vi scaricate l'IP e l'indirizzo del telefono. Lo inserite e parte tutto, come vedrete nel video. Quindi, raga, questa è la prima bella notizia. Divertiamoci insieme con questo video. Pista difficile, la Russia mi piace, però purtroppo a livello di motore le abbiamo prese, nel senso che come velocità di punta abbiamo avuto tanti problemi, però ci siamo divertiti, raga. Non si può sempre vincere, sempre arrivare secondo, terzo. Quindi chiaramente dopo la vittoria di Singapore sperata è stata una bella gara. Partiamo, divertiamoci, lasciate un like se vi piace il video, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e seguitemi sui miei social, trovate tutto nella descrizione. Partiamo. Eccoci qua sulla griglia, raga, P17 perché chiaramente eravamo 18esimi, c'è stato qualche arretramento che non abbiamo ancora visto. E niente, raga, purtroppo essendo una pista con tanti rettilinei, ci metto un po' in difficoltà. Come sempre però l'obiettivo è quello di prendere un posto tra i primi 10, ci proveremo in tutti i modi. Godetevi questa telemetria e niente, si parte, ragazzi, speriamo bene di poter fare una bella gara qui a Sochi con la nostra Telaio Racing Car. Partiamo, guaglio. Si parte, raga, abbiamo guadagnato questa posizione. Qualcuno è stato arretrato. Qua bisogna prendere subito la scia di quelli davanti. Oh, oddio, che tattica pazza, sto tutto all'esterno. Oh. Mettiamo l'ERS per tenere Gasly dietro. Già siamo in zona punti, raga. Tutti all'interno si sono buttati e noi siamo stati gli unici folli che ci siamo messi all'esterno. Vattene a fanculo, Gasly. Ci tocca anche Gasly. Ben fatto, buona partenza. Raga, siamo in una zona pazzesca. Purtroppo abbiamo constatato anche in prova che abbiamo un po' di problemi con i cordoli. Nonostante le regolazioni siano quelle ufficiali di youtuber famosi, sui cordoli abbiamo tanti problemi, dobbiamo cercare di starne più lontano possibile. Abbiamo davanti il pilota di casa, Daniel Kvyat, che vedete che fa la nostra vettura sui cordoli? Non li digerisce. Guardate che roba, guardate come si allarga la traiettoria quando prendiamo un cordolo. Ok, sei nella top ten.
Sì, se il buongiorno si vede dal mattino, da questa partenza dovrebbe essere una bella gara. Puoi dirlo forte, Ciccio? Leviamo l'ERS che sennò ci finisce. La miscela sembra durare abbastanza. Dai, che ci andiamo a prendere anche Kvyat. Con la nostra telemetria, che ci aiuta ancora di più a capire quello che sta succedendo in pista. Aia, Ricciardo si libera di Gasly e ci vuole iniziare a prendere. Dai, qua dobbiamo spingere, guagliò, per rimanere ancorati a questo trenino che è già fuori dalla nostra portata, secondo me, da quello che abbiamo visto in prova. Ma noi ci crediamo, ragazzi. La Russia mi piace come pista, abbiamo fatto sempre belle gare qua. Ragazzi, sento che le gomme iniziano già a dare problemi. Se continua così rientra in box. Rimanere nella zona DRS se vogliamo avere una possibilità. Il DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Siamo a più di un secondo, Ciccio. Raga, è tosta. Che questi davanti iniziano ad accelerare un po' troppo. La nostra progressione non è portentosa come la loro. Purtroppo. Raga, è tosta. Qua c'hanno le scie loro, i DRS, non c'abbiamo nulla. E arriva anche Ricciardone. Se la situazione è questa, ragazzi, saremo costretti a fare un pit molto anticipato. Niente, raga. Box, box, box. Box, box, box. Vai pure lungo qua, vai. Chiamatemi pazzo, ragazzi, ma è l'unica possibilità che abbiamo di rimanere in zona punti, perché stiamo perdendo veramente una carovana di secondi, guagliò. E allora meglio fare tanti giri con le gialle e arrivare alla fine con le gomme abbastanza distrutte, non perdere, fare altri 2-3 giri con le rosse e veramente tornare indietro da pazzi. Troppo davanti se ne vanno e dietro mi prendono. Dai, ragazzi, veloci, bravi, bravi, bravi. State diventando bravi, dai. Ed è costretto a rallentare. Non spingere subito, cerca di portare le gomme a temperatura. Dai, ragazzi, adesso si gira. Potremmo anche non risolvere nulla, però è l'unica possibilità che abbiamo questa. Qua sempre un po' largo, cazzarola. Mettiamo l'ERS in uscita alle curve per avere più cattiveria. Questi faranno la sosta molto dopo, ragazzi. Leviamo subito l'ERS, sfruttiamo la miscela grassa. Dai, ragazzi. Che la zona punti ce la siamo conquistata col sudore.
E non la vogliamo perdere così. Dai, leviamo il paletto qua, distruggiamo tutto. La riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. Dai ragazzi, non si molla. Continua il nostro balletto in uscita delle curve, mettiamo sempre l'ERS. Per avere più agilità. Il distacco dalla vettura davanti è largo. 3 secondi. È difficile trovare il ritmo con le gialle, ragazzi. E voi direte, perché le cambiate allora le gomme? Perché è più probabile che lo trovo con le gialle che con le rosse. Raga, tosta. Gara veramente in salita. Leviamo l'ERS, iniziamo a gestire. Abbiamo Ghiottolone davanti, ragazzi. Mettiamo sempre un po' di ERS in uscita dalle curve. Aia. È un po' largo qua, ma ci sta. Dai ragazzi, che recuperiamo qualcosa. Iniziamo a far funzionare queste gialle. Finché non inizieranno i pit stop, non sapremo dove siamo, ragazzi. Sarà stata una follia. Dai, veloce così. Sono conscio che non sto girando velocissimo, però... Dai, non penso neanche che stia andando troppo male. Mettiamo la grassa qua. Per avere la massima potenza. Dai, allungo qua di nuovo. 0 secondi. Raga, è come se fosse una qualifica infinita. La qualifica infinita.
Dai ragazzi, adesso dobbiamo dare tutto. Vediamo dove siamo andati a finire. Ciao. Ricciardo avanti, ragazzi, sapevamo che era così. E mica di poco. Pure di tanto. Davanti a te è rientrata per un cambio gomme, ha montato gomme medie. Ragazzi, non ce n'è. Non ce n'è, raga, guardate quanto guadagna Ricciardo. Bello che abbiamo Verstappen dietro. Adesso ci abbiamo difendere, ragazzi. Come se non ci fosse un domani, perché Verstappen arriva sicuro. Ok, il distacco è 4,9 secondi. Alex, non pensare a davanti, inizia a pensare dietro. E qua sono cazzaroli amari. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Però ragazzi, va bene. Potrebbero rallentare davanti perché ci sono tanti piloti che ancora fanno la sosta. Chi è questo? Ocon. Vado completamente largo. Bravo Ghiotto, però devi temporeggiare un po' di più con Ricciardone. Ragazzi, ora inizia la parte più difficile. Raga, già siamo sotto attacco. Ocon sta per arrivare Verstappen. Ma Ricciardo pure ha i suoi problemi. Bravo Ghiotto che ci dà il DRS. Così ci difendiamo da Ocon. Dai Ghiotto, fatti riprendere, su. Niente, porca troia. Ci prova già Ocon. Se sto pirla ci facesse passare, non saremmo più. No, non mi dire che vai box mo, porca troia. Però che cazzo, pure il nostro team lo poteva far rimanere un altro po' fuori. Luca è rientrato ai box, Luca ai box. Andiamo all'esterno con. Cazzo ragazzi, 12esimi, come abbiamo fatto? Eravamo ottavi. No, mi raccomando, ringraziate Ghiotto per averci rallentato. Ma porca troia, pure voi, non lo fate rientrare in box, no? Fategli rallentare questi dietro. Gara in difesa, ragazzi. Minchia quanti ne arrivano. Sapevamo di non avere un gran passo, ma non pensavo così tanto, ragazzi. Pure chi piatta, dove è uscito? Sta dietro di noi. Ci prova di nuovo Ocon. Si toccano. Ocon e Super Corris. Eh,
Raga, siamo inseguiti da non so quanti piloti. E vai, prendiamo anche il muro. Ok, stiamo raggiungendo un punto pericoloso con l'usura di MGUH. Il surriscaldamento del motore peggiorerà il problema, quindi mantieni la temperatura sotto controllo. Leviamoci da sta cazzo di scia. 25,5 secondi. No, raga, cazzo, undicesimi. Pensavo che entravamo in zona punti. Ho visto pit stop. Di certi piloti, niente. Raga, si lotta per un undicesimo posto. E comunque per il nostro team è buono. Peccato che abbiamo vetture dietro pazzesche. La Renault che va fortissimo, la Red Bull e anche la McLaren. Sfruttiamo la traiettoria esterna. Raga, è tosta. Stavolta gli do l'esterno con. Ok, hai perso una posizione. Siamo sotto. E non finisce qui, ciccio. Però se rimaniamo in zona di RS almeno. Raga, ci siamo. Almeno innanzitutto ci possiamo difendere da Norris. Mannaggia quanto siamo lenti, raga. Ehi, lunghissimo, vai. Ciao ragazzi. No, dai, cazzo, però, se non ci sta lo spazio. Che mi avevo detto? Il peggio sta ancora per arrivare. Sì. Il turbocompressore è agli sgoccioli, cerca di tenere il chilometraggio al minimo. Raga, questo vi fa capire il livello tecnico del nostro team in questo momento. E siamo riusciti anche a vincere una gara, abbastanza carburante per un solo giro. E vai che abbiamo anche il DRS, meno male. Minchia, raga, che gara. Lunghissimo. Rischio di girarmi in accelerazione. Raga, questa gara ci ha riportato con i piedi per terra da pazzi. Da pazzi. Sei all'ultimo giro. Non siamo competitivi in assoluto, ragazzi, dobbiamo migliorare. E adesso dobbiamo rivedere un po' il budget che abbiamo, di spenderlo anche per miglioramenti vari. Mi riesco a difendere clamorosamente. Motore Honda contro motore Honda. Battaglia con Verstappen. Si gira Verstappen. Incredibile, non l'ho neanche toccato, ragazzo. Ragazzi, ormai sto furatissimo di testa.
Sì, però di Tom Verstappen che se vuole sorpassare lo facesse in un luogo dove almeno ci sta lo spazio, non a casaccio. Per un tredicesimo posto, raga, quante battaglie. La prima con la telemetria, ragazzi, è andata male. Anche perché abbiamo anche parti del motore usurate. Adesso Gasly e Raikkonen dietro, ma non ci riprenderanno perché almeno abbiamo quel poco di vantaggio che ci permetterà di... Distacco dall'auto davanti, 3,6 secondi. Di arrivare. Raga, non tutte le gare si possono fare vittorie, podi, punti, se no uno le gare le riazzera, le fa 100 volte fin quando non ottiene il risultato che vuole. Purtroppo bisogna accettare anche queste gare qua dove si va male. Fa parte del gioco. E comunque tredicesimo, okay, gara finita. Avendo battagliato con quelli davanti, non è affatto male, ragazzi, perché comunque ci confermiamo che stiamo battagliando con le vetture migliori. Quindi che dire. Dobbiamo investire qualcosa in più sul motore. Però raga, non mi lamento per niente, perché questa è una pista molto di motore, Sochi, con tutti i rettilini che ha. Quindi era inevitabile. Adesso è chiaro che bisogna nettamente migliorare affidabilità e motore, perché abbiamo ancora tutto usurato. Nuovamente questo non va bene. E andiamo a vedere il podio, su. Ma hanno rotti i coglioni, sempre i soliti sul podio. In classifica 1-0 che fa male. Però dai, alla fin fine Ricciardo che ci è arrivato avanti, ha preso pochi punti e quindi è sempre a 18 punti da noi. Avanti ormai Albon, penso se ne sia andato. Vediamo nel costruttori. Dai, rimaniamo sempre molto vicini alla Renault. Però abbiamo McLaren molto vicina, quindi dobbiamo cercare di fare bene le prossime gare, ragazzi. Vi ringrazio per la visione, cari amici. E domani arriverà la gara con l'Alfa Tauri, che sicuramente andrà meglio perché è una vettura molto più prestazionale della nostra The Lion Racing Car. Quindi ragazzi, domani qua i punti ce li possiamo prendere, avendoli sfiorati oggi. Quindi tutti attenti domani, ragazzi. Ah, e domani sera c'è anche la live su Twitch con GTA 5, quindi tutti belli carichi. Ci vediamo domani.